Non riconosci tuo fratello? Romeo! Perché non venite a vivere qui insieme a me? Veniamo a vivere qui! Vado a dirlo a Romeo! Ho deciso di regalarvi la mia casa. A me questa casa piace, ma non fa per me. È ufficialmente in tutte le librerie d'Italia il nostro nuovo libro, Il viaggio leggendario di Eric e Dominique. Abbiamo deciso di regalare una copia a tutti i nostri amici. Tieni, puoi farci quello che vuoi adesso. L'avrò letto mille volte. Tieni, della tua copia. Non mi avete messo in copertina? Sì, c'è un problema col giallo. Perché dovrei darglielo io? Guardate che Timothy sta arrivando. Stai dicendo che il dottor Timothy sta arrivando a casa nostra? No, tieni questo libro, tieni, prendi questo libro. Prendilo. Ok. Tienilo tu! Noi ci siamo appena ricordati che abbiamo un impegno, vero Eric? Sì. Un impegno importantissimo a cui non possiamo assolutamente mancare, quindi adesso noi dobbiamo andare, vero? Sì. Ma state scappando? Scappare? No, ma che? Ma cosa pensi? Perché dovremmo scappare? No, abbiamo davvero un impegno, vorremmo rimanere. Non possiamo. Sarà per un'altra volta. Davvero? Siamo molto dispiaciuti. Ma non preoccuparti, quando arriva il dottor Timothy, dagli tu il libro, glielo fai vedere e poi ve ne andate. Subito però, subito. Ve ne andate. Noi ci vediamo un'altra volta, adesso però andiamo. Ciao Isabella, mi raccomando, dai. Ciao, è stato un piacere. Subito, okay? Ciao. Va bene, Sara. Ciao. Cammina, non ti girare. Non mi giro. Fermati, Dominique, fermati. Dove stai andando? Fermati. Si può sapere dove stiamo andando? Qual è il piano? Fermati. Facciamo il giro e andiamo a nasconderci. Una volta nascosti per bene, vediamo che cosa succede. Nasconderci? Ma il dottor Timothy ci troverà. Aiuto. Vieni. No, aspetta. Stai tu, non farti vedere. Ok, ma adesso che facciamo? Pensi che questo qui sia un buon nascondiglio? È perfetto, tu cerca di non fare rumore. Isabella pensa che ce ne siamo andati, tranquillo, è ok. Buongiorno ragazzi, io sono Eric. E io sono Dominique. E che siamo a dire, che siamo a dire? Ed insieme. E siamo nascosti. Avevamo avuto la splendida idea di regalare una copia del nostro libro a tutti quelli che conosciamo e vedere la loro reazione, vedere se gli piaceva. Ma non pensavamo che fra tutti sarebbe venuto qui anche il dottor Timothy per prendere il nostro libro. Sapete, noi e il dottor Timothy non siamo proprio amici. E se mai qualcosa del libro non gli piacesse, dopotutto c'è anche lui all'interno. Il dottor Timothy è cattivo con noi. Che cosa succederebbe? Non è mai una buona cosa incontrare il dottor Timothy. Ma guarda lì, Isabella, è rimasta lì. Lo sta aspettando. Sta aspettando che il dottor Timothy arrivi. Sembra che a lei piaccia. Guardate come lo sfoglia interessata. Forse ci stiamo preoccupando troppo. Magari piacerà anche al dottor Timothy. In fondo il nostro libro è bellissimo. Ancora non arriva. Bene, siamo tranquilli per il momento. A proposito del nostro libro, vi sta piacendo tantissimo. Lo avete già preso in tantissimi. Grazie ragazzi. Inoltre vi ricordiamo che da ieri è disponibile in tutte le librerie con dentro il poster autografato in edizione limitata, finché non finiscono. Quindi se ancora voi non l'avete preso, correte in libreria a prenderlo, oppure lo trovate su internet. Trovate il link in descrizione. E ora stiamo a guardare. Incrociamo le dita e speriamo che piaccia anche al dottor Timothy. Voi ragazzi lasciate like a questo video se siete curiosi di vedere la reazione del dottor Timothy al nostro libro. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nulla. Eccoti Timothy. Eccolo, arriva. Stiamo a guardare. Nessun rumore. Sono abbastanza basso. Ciao Isabella, come eri finita? Non mi hai aspettato. Ero di fretta. E poi scusami, non sai venire qui da solo. Poverino, perché lo tratta così male? Non ne ho idea. Comunque, quei cosi, quei due lì. Parla con noi. Già, neanche a noi tratta bene. Tratta proprio male tutti. Mi hanno dato il libro. Uno a me e uno a te. Eccolo qui. Vediamo. Questo sono io.
Sei in copertina. Gli piace, gli piace. Siamo tranquilli. Avevi ragione. A posto, siamo tranquillissimi. Lo so, l'ho visto. È assurdo, ci siete praticamente tutti. Ci siete tutti e io non ci sono. Ti rendi conto? Dovevo esserci io, in primo piano. Così, anzi, dovevo esserci solo io. Sarebbe stato molto meglio col mio visino angelico. Tutti avrebbero voluto un libro con la mia faccia in primo piano. Ma quei due non lo capiscono. È inaccettabile, è assurdo. Non sono da nessuna parte, nemmeno un puntino, piccolino. Ci sono persino i fiori. I fiori, come se i fiori fossero più belli di me. Ops, Isabella l'ha presa proprio male la storia della copertina. Avremmo dovuto mettere anche lei. Ormai è andata. Le passerà. Aspetta un attimo, ma... il dottor Genio? Sì, lo so, c'è anche lui. È incredibile, lui sì e io no. In copertina è in primo piano. È più grande di me. Oh, oh. Aiuto! Aiuto! Cosa significa? È più importante di me? Pensano che sia più importante, più forte, più bravo? Non lo è! Io sono il più bravo! No, dottor Timothy, ma noi non volevamo! Stai calmo, ti prego! Aiuto. Stai calmo, ti prego! Oh, ci risiamo ancora con questa storia! Sono io il più tremendo, il più cattivo! Oh no, questo non ci voleva, è arrabbiatissimo! Perché se la prende tanto? Non è vero, forse è un pochettino più grande il dottor Genio. Ma poco, niente di che. Niente, ma tu non sei, fare così. È più bello, Timothy, è più bello, sì. Sì, dottor Timothy, sì, sei tu il più cattivo, sì, sì, sì. Ma basta, ma si può sapere perché si lamentano tutti? Qui non gli va bene niente. Nessuno si fa gli auguri, nessuno. Devo farlo cambiare, me la pagheranno. Erika e Dominique, dove sono? Non li hai visti? Oh no, ti prego Isabella, ti prego, non digli niente. Sai che li ho visti? Me l'hanno dato loro il libro, in persona. Ah, sì? E dove sono andati? No. No. Ti prego, no. No. No, no, ti prego, no. Quei due sono scappati. Pati, non appena gli ho detto che tu stavi arrivando qui. Si sono nascosti, quei due saranno nascosti qui, dietro qualche cespuglio, da qualche parte. Accidente, gliel'ho detto, lo sapevo che non dovevamo fidarci. Ci nascosti, davvero? Quindi, sono qui? Oh no, siamo fritti, ci troverà. Stai tu, non parlare, stai tu. Mi sto mimetizzando. Dove siete? Venite fuori! Sappiate che vi trovo! Inutile nascondersi! Sto arrivando! Voi! Dai tu, giù! Siete lì! Romeo! Che ci fa qui? Che sorpresa! Isabella! Dottor Timothy! Che ci fate qui? Oh no! Romero! Che ci fai tu qui? Romeo li ha interrotti! Ha fermato il dottor Timothy! Finalmente sei venuta a trovarmi! No, Romero! Io non sapevo nemmeno che tu fossi qui! Sono venuta qui solo per prendere questo libro! Ma adesso me ne sto andando! Incantevole creatura! Resta! Ti offro qualcosa. Oggi sei più splendida del solito. Che cosa? Cosa hai detto? Wow! Che situazione! Siamo tutti quanti qui. Tutti insieme? Non era mai capitato prima d'ora. Ma è meglio che noi rimaniamo nascosti. Oh no, che strazio, mancava solo lui. Timothy, per favore, andiamocene. Questo qui proprio non lo sopporto. Che dici, andiamo? Ok, se hai da fare, vai pure. Andate. Vai. Va bene, andiamocene. Se ne va. Se ne sta andando. Se ne va. Ma, Erika e Dominique, statevi bene a sentire. Non finisce qui. Tornerò un'altra volta.
Dottor Timothy, dai, veloce, andiamo! Ciao ragazzi, tornate a trovarci! Ciao! Cosa? Ha detto che tornerà! Che bello saperlo! Grazie! L'abbiamo scampata per un pelo! Abbiamo rischiato grosso! Io te l'ho detto che era una pessima idea venire ad abitare qui! Però in fondo, Romeo ci ha salvati! Se non fosse stato per lui a quest'ora, il dottor Timothy ci avrebbe trovati! Certo che potevano anche restare un po'. Sono andati tutti, non c'è più nessuno. Ok, usciamo da qui, non è affatto comodo. Che situazione, ragazzi. È stato uno dei momenti più terribili di sempre. Ciao, gattino. Che cosa ne pensi tu? Hai visto che cosa è successo? Cosa ne pensi? Lo so, è stato tipo così. No, te ne vai. Ok. Hai ragione a scappare. Forse dovremmo farlo anche noi. Non avete idea di quanta paura ho avuto io. E adesso tutti conoscono la nostra nuova casa. Almeno ci hanno lasciato un libro. Quel che è peggio è che hanno detto che torneranno da un momento all'altro. Non possiamo stare tranquilli né qui né in nessun'altra parte. Almeno per il momento se ne sono andati. Ci penseremo dopo. Troveremo un modo per far calmare il dottor Timothy. Per adesso rientriamo. Qui fa freddo, andiamo. E ho anche fame. E spero tanto che non tornino prima di cena. Insieme, 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 insieme.